Ben 10 anni con la maglia del Pescara, primatista di presenze, 344, 52 gol realizzati, uno dei marcatori più prolifici nella storia del Delfino, tanta roba per un centrocampista dalle spiccate attitudini offensive, giocatore che ha sempre dato l'anima. Stiamo parlando di Ottavio Palladini, neotecnico della San Benedettese, graditissimo ritorno da ex biancazzurro. Ottavio dice la sua sulla difficile situazione ambientale che si vive a Pescara. Questo e tanto altro nella piacevolissima conversazione con l'ex capitano del Delfino. La situazione ambientale non è delle più belle da quello che si vede, quindi secondo me la cosa più importante prima è risolvere questa problematica, perché ripartire così poi non sarà semplice. Situazione complicata, sembra non esserci via d'uscita, no, per risanare questo rapporto tra l'ambiente inteso in senso lato e il presidente Sebastiani. Ma da quello che leggo, da quello che vedo, questo sembra che sia uno dei problemi principali. Poi il calcio moderno di adesso non è facile trovare presidenti, non è facile trovare persone che investono, quindi io auspico che si possa trovare una soluzione al più presto, perché la città lo merita. Ricordo la retrocessione nel 2000-2001, anche in quel momento, no? Non si viveva una situazione facile dal punto di vista ambientale, però poi siete riusciti col compianto Scibilia e con Antonio Oliveri a riprendervi la Serie B in due stagioni. Sì, dopo la retrocessione non fu semplice a livello ambientale. Anche noi avevamo delle problematiche, però Oliveri e Scibilia andarono dritti per la loro strada, fecero il primo anno, diciamo così, d'assestamento, anche se facendo i playoff a Catania, e ricordiamo tutti come andarono. Esatto. E l'anno dopo vincemmo il campionato, gli spareggi ai playoff, chiudendo il campionato a 68 punti a pari punti con l'Avellino. Quella fu un'annata importante, bellissima, perché si formò veramente un gruppo forte che era già partito anche dall'anno prima, ci fu una base forte che venne migliorata e riuscimmo a vincere il campionato. Sì, perché poi al di là delle qualità tecniche della rosa, che sono importanti, ci mancherebbe altro, a fare la differenza, non so se sei d'accordo Ottavio, dall'alto della tua esperienza come calciatore ma anche come allenatore, è proprio il gruppo. Io penso che sia fondamentale, penso che il gruppo sia l'arma vincente di qualsiasi squadra. Poi logicamente devi essere avallato dai risultati, però il gruppo, che poi si nota soprattutto nei momenti difficili, e noi a Pescara ne abbiamo passati parecchi di momenti difficili, però quell'anno e in quegli anni che sono stato io abbiamo trovato sempre dei gruppi forti, gente che ha sempre tirato per il verso giusto, e questo ci ha portato a vincere il campionato di Serie C di Lega Pro. Tra l'altro tu sei stato protagonista di quel campionato da capitano. Io ero il capitano, però c'erano molti giocatori importanti in quell'anno lì, perché c'era Di Fabio, c'era Federico Giampaolo, c'erano giocatori importanti. C'erano tanti leader, potremmo dire così. Sì, era una squadra formata da tanti giocatori forti, da persone serie, da persone che tenevano al risultato, e soprattutto c'era uno spogliatoio forte. Ci sono stati altri ricordi a cui sei più legato? Per esempio il primo anno di Serie A, 27 presenze e 6 gol, uno alla Juve proprio 31 anni fa. I ricordi belli ce ne sono tanti, come dicevi tu, i 6 gol in Serie A, Juve, Napoli, Atalanta, quando segnò anche Dunga. Esatto, che poi fu il primo gol in Serie A nella tua carriera, no? Sì, che vincemmo con l'Atalanta 2-0. C'è stato anche la Coppa Italia col Parma. Esatto. Ricordo benissimo. I ricordi più belli sono le persone che ho incontrato in questi anni, poi dai magazzinieri ai massaggiatori, che magari Rapino, Italo non c'è più, la Buonanima non c'è più, per Zucchini, persone fantastiche, io queste non le dimenticherò mai.
anche tutto l'ambiente, anche voi giornalisti. È stata una bella storia. Tu hai fatto dei gol straordinari perché avevi un destro che era qualcosa di clamoroso, ma soprattutto come postura, perché poi non è che parte forte il tiro perché è solo forte il tiro, ma dipende molto dalla coordinazione della postura. Il gol di Padova, secondo me, è stato uno dei più belli che hai realizzato con la maglia del Pescara. Sì, a volo, un gol Esatto. importante, il giorno del compleanno di Teo Rossi, mi ricordo, una partita bellissima, ma quell'anno giocavamo veramente bene, poi avemmo un calo nella fase centrale del campionato e non riuscimmo a vincere il campionato, però eravamo veramente una squadra che giocava bene al calcio. Assolutamente, ce lo ricordiamo tutti. Parlando invece del presente, tu sei San Benedettese Doc, hai anche vinto un campionato, se non ricordo male, nel 91, nei primissimi anni della tua carriera con Rumignani in panchina, che poi hai ritrovato nella tua lunga militanza in biancazzurro. Adesso torni a San Benedetto come allenatore, hai già vinto tre campionati, io non me lo ricordavo, ti chiedo scusa, però sono andato a informarmi, 2010 in Serie D, 2013 e 2016 in Serie C. Ecco, ritrovi una società sicuramente ambiziosa. Sì, trovo una società diversa, purtroppo negli anni la Sammettese di fallimenti ne ha visti tanti, adesso c'è questa nuova società, una persona seria, affidabile. Devo essere sincero, è arrivata questa chiamata che non mi aspettavo, quindi devo ringraziare la società che ha pensato a me. Ho tanta passione, tanta voglia di rilanciarmi perché negli ultimi anni ho vissuto stagioni particolari, però al richiamo della Sammettese, come ho già detto altre volte, al cuore non si comanda. Quindi sarà un'esperienza bellissima, speriamo di portarla al termine e di arrivare all'obiettivo che la società si è prefissata. Darai tutto te stesso, come è giusto che sia, e ti conosciamo molto bene sotto questo profilo. Grazie, grazie ancora Ottavio. Ciao. A voi.